Ma questo di Sebastiano forse ti riguarda, perché usciamo dallo studio per andare, per esempio, a Corigliano Calabro. Io devo vedere qualche faccia, qualche luogo. A Corigliano Calabro nel 2011 è stato sciolto il Consiglio Comunale per infiltrazioni mafiose e il sindaco, che poi è stato però assolto, è stato inquisito per concorso esterno. Vediamo se questo piccolo episodio, ho mandato lì Adorno Corradini, rende l'idea e ci dà un po' di carne e sangue a un dibattito che non è stato solo teorico, presumo, sfido chiunque a dire che sia stato solo un dibattito di dottrina. Prego. Dal 91 ad oggi in Italia ci sono stati 202 comuni sciolti per infiltrazioni mafiose. La Calabria negli ultimi 20 anni ha 53 consigli comunali sciolti per mafia, ma nel 2011 sono stati 4 i consigli comunali sciolti per mafia, nel 2012 ci siamo già a quello stesso numero. Corigliano Calabro, pochi mesi fa il comune è stato sciolto per infiltrazioni mafiose e il sindaco indagato per concorso esterno. La posizione compromettente del sindaco è questo rapporto che lei avrebbe avuto con i fratelli, di sostegno nelle campagne elettorali del 2006 e del 2009, supportato anche da esponenti di spicco del clan. Un'inchiesta molto ampia, qui si parla di associazione a delinquere serbo mafioso, usura, estorsione. In questa inchiesta vengono coinvolti il primo cittadino, l'ex sindaco Pasqualino Straface, la cui posizione è stata successivamente archiviata. Il pubblico ministero chiarirà poi in udienza, in sede di dibattimento, che non è stata perseguita penalmente perché il voto di scambio è tale solo se il voto viene remunerato economicamente, solo se viene pagato. Se invece si promette il voto, se si promette un posto di lavoro, si promette altro, anche alimenti, così come è accaduto su Corigliano, non è più reato e quindi non è perseguibile. Questa era la motivazione del pubblico ministero Vincenzo Roberto. Che sentiamo sul tema di carattere generale. Ma perché quindi è così difficile dimostrarlo il concorso esterno? Perché si tratta di una norma che presuppone la verifica di un effettivo apporto spiegato rispetto al programma criminoso dell'organizzazione criminale. E non è semplice, si entra in un ambito di valutazione del controllo della eziologia, che è particolarmente complicato. Quindi va bene, insomma, ecco, in questo caso di Corigliano tutti questi elementi non ci sono stati. Ma di questo forse è il caso di non parlare, almeno con me. Va bene. Okay.